Clementino, eccolo. Ci voleva una regista straniera per far raccontare Napoli ai napoletani. Guarda, è una cosa incredibile, anche perché attraverso questo film documentario siamo riusciti a tirare fuori un attimo i soliti cliché e a far uscire l'energia della Napoli bella fuori. È incredibile anche perché mi sono messo alla prova tirando fuori una canzone con la storia di Napoli dalla fondazione a oggi, e ho scoperto che Napoli è stata fondata il giorno del mio compleanno, il 21 dicembre, quindi si sono allineate le stelle. Infatti tu hai scritto proprio un brano apposito. Se lo faremo uscire presto su tutte le piattaforme digitali, anche perché secondo me anche per i ragazzi a scuola è molto importante. Senti, quindi hai avuto anche l'occasione di conoscere Sting, insomma, sì, perché sì, per te sì, che io, fai musica. Io già lo conoscevo perché siamo conosciuti a Ischia. Una volta ho fatto un freestyle con i titoli delle sue canzoni, l'ho impazzito e mi hanno poi chiamato a fare questa. E che tipo è? Che tipo è Sting? A me sembra un grande artista, quindi poi io sono un grande fan dei Police, quindi conosco bene tante canzoni. Senti, e invece di questo documentario, insomma, Napoli è sempre piena di contraddizioni, no? Sì. Il bello e il brutto. Sì. Però forse la lancetta si sta un po' più spostando verso il bello. Si sta spostando forse anche da quando abbiamo vinto un po' lo scudetto, sai, che nell'ultimo periodo poi ci sono così tanti turisti, quindi vuol dire che sta andando bene, perché vuol dire che la gente è attirata anche dalla magia di Napoli. E meno male. Grazie e complimenti. Ciao, ciao ragazzi.